Signori e signore, buonasera, eccoci per l'ultima puntata di Gloria in Rete. Oggi per voi un ospite davvero molto speciale, con una storia davvero straordinaria. Restate con noi per scoprire chi è, subito dopo la sigla. Benvenuti ad una nuova puntata di Gloria in Rete, un appuntamento speciale questo, così come accennato dalla nostra piccola Nicole, e speciale come è stato il filo rosso che ci ha portato fino a questa sera, attraversando con delicatezza quelle che sono state le storie dei meravigliosi ospiti che ci hanno fatto compagnia durante tutte queste settimane, per questo progetto editoriale di successo che ha fatto sì che protagoniste, le vere protagoniste, fossero proprio le emozioni, emozioni condivise e soprattutto emozioni proveniente dalla vera vita vissuta. La storia che andremo a raccontare quest'oggi è la storia di un uomo straordinario, consentitemi di dire, e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, ma so che sarete d'accordo con me, perché questa puntata nasce proprio da dei feedback che voi ci avete lanciato, il numeroso pubblico che ci ha fatto compagnia di settimana in settimana e che ha mostrato tanto interesse dettato dall'affetto e dalle curiosità. E in qualche modo noi abbiamo pensato che questa puntata avesse una reale ragione d'essere. Il protagonista di quest'oggi ha fatto delle sue passioni il suo vademecum, ha fatto la storia della sua vita e è una storia condivisa e che arricchisce non solo il suo percorso personale, ma il percorso di tutti coloro i quali decidono di camminare insieme a lui. E con tanta emozione, soprattutto con un pizzico di modestia, insomma, che io vado ad accogliere il protagonista di quest'oggi, Don Vito Martinelli. Grazie, troppo buona. Mi sento sinceramente in imbarazzo a parlare di me e in questo studio nel quale abbiamo parlato di tante storie, di vita, così come giustamente dicevi, che hanno riguardato altri, quindi parlare di se stessi. Io con molto imbarazzo, sai benissimo, ho accettato di fare questa puntata per una ragione molto semplice, perché credo che la mia vita non abbia granché da dire. Certo, ci sono state delle richieste, persone che volevano sapere, però non credo che sia così interessante la mia storia al punto tale da dedicare una puntata, però se così è, lo facciamo. Don Vito, diciamo che svelo io un po' quello che è stato il motivo che la tua redazione, poi alla fine oggi sono io tua ospite, se vogliamo dirla tutta, però il vero motivo, diciamo, per cui siamo qui è perché, come accennavo, seppur in maniera breve, dopo ogni puntata sono sempre arrivate, mi raccontava appunto la redazione, delle richieste, ma dettate proprio dall'affetto, dal rapporto che si è creato tra te e il pubblico, che ogni settimana ha avuto veramente la voglia di seguire te e i protagonisti delle storie. La cosa che maggiormente veniva fuori, mi raccontavano e poi io ho condiviso, perché ci conosciamo, diciamo, al di fuori della telecamera, era l'empatia, la sinergia che tu riuscivi, sei sempre riuscito ad instaurare con i tuoi ospiti, e quindi solo chi ha una personalità speciale e soprattutto empatica riesce a raccontare storie di terze persone in una maniera così intensa. Ma guarda, abbiamo raccontato storie così belle, storie così profondamente toccanti che non si poteva non entrare in empatia. Sinceramente non credo che sia stata la mia abilità o la mia professionalità a stabilire contatto. Le storie erano storie davvero molto interessanti, molto belle, alcune molto commoventi. Abbiamo avuto tante richieste di partecipazione e ovviamente abbiamo dovuto purtroppo ridurre
il numero delle partecipazioni e la redazione ha fatto un bellissimo lavoro durante tutto questo anno, ha contattato i singoli ospiti, ha studiato le singole storie e davvero credo che Gloria in Rete abbia avuto la grande capacità di raccontare le storie dei protagonisti con le loro stesse voci, quindi non credo di aver giocato questo ruolo così importante. D'altro canto questo studio è diventato subito la nostra casa, ci siamo subito ambientati e quindi abbiamo stabilito da questo studio il contatto con coloro che ci seguivano da casa. Io Don Mito credo che il merito sia molto della tua abilità comunicativa, diciamo, e poi entreremo anche nello specifico se me lo consentirai, ma anche nella tua propensione all'ascolto. Un mio professore, un mio docente della scuola superiore mi diceva sempre: Micaela, si può avere tutto il sapere che si vuole, no? Però se non lo si riesce a trasmettere nel modo giusto all'altro si rimane comunque sempre poveri. Tu hai entrambe le peculiarità, entrambe le caratteristiche, sei un abile comunicatore ma sei anche un abile ascoltatore, che è un po' la caratteristica appunto della tua vita, come dicevo in apertura, una propensione all'ascolto dell'altro e a saper comunicare nel migliore dei modi. Non per niente, tutti sanno, sei sacerdote della Chiesa Cattolica dal 2007, giornalista professionista e laureato in filosofia. Hai conseguito il baccellierato in Sacra Teologia, la specializzazione in teologia dogmatica e il dottorato di ricerca. Quindi una vita sempre spesa al sapere, alla comunicazione e soprattutto allo spenderti per gli altri anche in virtù dei tanti studi che tu hai voluto in qualche modo portare a te stesso proprio per poter arrivare agli altri anche, correggimi se sbaglio, nel sì, migliore dei modi. Per me lo studio è fondamentale, io nell'arco della giornata dedico molto tempo allo studio personale. Ciò che mi ha caratterizzato sempre è stato che lo studio non l'ho finalizzato a dei risultati, sì anche, però c'è stata sempre una grande passione per lo studio, per l'approfondimento personale e quindi questo ovviamente ha contribuito a creare, non voglio usare l'espressione bagaglio culturale, però un piccolo bauletto nel quale custodire alcune conoscenze, questo sì. Ho una grande propensione per lo studio. Quanto alla comunicazione, sì, sin da bambino ho avuto questa attrazione fatale. Mi hanno raccontato, Don Mito, ti interrompo perché mi hanno raccontato un aneddoto molto particolare e singolare che in qualche modo mi fa capire che la strada in un modo o nell'altro, insomma, si fa sin da piccolini. Una tua compagna della scuola materna mi raccontava che tu eri alla fine diventavi proprietario quasi del microfono e la scena sì, era la tua, ma perché ti piaceva far parlare gli altri? Sì, sì, ricordo vagamente, però poi ci sono delle foto, eccole qui, forse qualcuna, sì, infatti la stiamo vedendo una. Amavo molto, sin da bambino, ricordo che le suore, io frequentavo una scuola dell'infanzia tenuta da suore, e le recite di Natale, di Pasqua, di fine anno, no, le presentavo io, ma piccolissimo, cioè veramente piccolo. E quindi poi già nella scuola elementare ricordo avevo questa grande passione per le interviste, mi piaceva intervistare e mi attrezzavo per interviste che probabilmente non interessavano a nessuno, però interessavano tantissimo a me. E quindi mi piaceva anche nell'ambito della mia scuola elementare intervistare, alcune interviste poi finivano sul giornalino di classe che il mio maestro aveva ideato. Tieni conto che stiamo parlando degli anni 70, quindi un bel po' di tempo fa. E quindi l'anno proprio della tua nascita. Sì, io sono nato nel 70, ho frequentato la scuola elementare 75 a salire, 74 perché sono stato anticipatario di un anno. Però il tuo percorso legato al giornalismo, insomma, poi è diventato completo perché tu sei, come ricordavo appunto, giornalista professionista sì. E avevi anche, diciamo, una carriera importante. Sì, perché intanto
Intanto sai benissimo che in Italia per diventare giornalisti professionisti bisogna provenire o da una scuola di giornalismo oppure da una testata giornalistica nella quale bisogna prestare lavoro a tempo pieno. Ebbene, questa è stata la via che mi ha portato alla possibilità di sostenere l'esame di Stato. Ho lavorato in una redazione televisiva perché mi è sempre piaciuto il giornalismo televisivo e quindi ho lavorato nel settore sia privato che pubblico con collaborazioni. E quindi, collaborazioni importanti anche da un mito di cui entreremo appunto a parlare nello specifico. Ci separiamo solo per qualche istante per la pubblicità. Don Vito, ci siamo lasciati qualche istante fa parlando appunto del tuo percorso in ambito lavorativo, nell'ambito del giornalismo in maniera professionale. Tante sono le tue collaborazioni con le produzioni televisive, tra le quali ricordiamo Agorà, Rai 3, e poi sei autore della rubrica 2 minuti per Dio, che è una rubrica veramente di successo, con tantissime visualizzazioni e che alla fine ti permette veramente di portare il messaggio di Dio ovunque. Sì, 2 minuti per Dio è una piccola rubrica dedicata al commento del Vangelo della domenica e dei giorni festivi ed è una rubrica che è partita un bel po' di anni fa su WhatsApp, quindi la prima fase di lancio è stata rappresentata proprio da WhatsApp, passava questa rubrica di telefonino in telefonino e poi si è pensato di andare secondo una modalità video e quindi abbiamo cominciato con i primi video un po' caserecci che comunque giravano parecchio. E poi di lì si è passati ad una produzione vera e propria e quindi i 2 minuti per Dio sono una rubrica che continua ancora a ottenere molte visualizzazioni proprio su WhatsApp perché si sono costituiti tantissimi gruppi WhatsApp che non gestisco io personalmente e che diffondono questa rubrica che va anche su Facebook, su Instagram, ma prevalentemente rimane ancora una rubrica molto seguita su WhatsApp e quindi ci sono molte visualizzazioni ovviamente anche su Facebook e su Instagram e di questo non possiamo che essere assolutamente contenti. È un modo semplice per diffondere così il messaggio cristiano, il messaggio evangelico principalmente. Fede, giornalismo e comunicazione, quindi Don Vito, nella tua vita sono sempre andate di pari passo. Sì. Forse però arrivato a un certo punto è come se si fosse presentata una scelta, correggimi se sbaglio. Perché a un certo punto in un giorno in cui mai mi sarei aspettato, in un luogo
nel quale non pensavo neanche di andare, il Signore mi ha chiamato. Non c'è stata nessuna folgorazione sulla via di Damasco, nel senso che non c'è stata una visione, un'apparizione, né una locuzione interiore. Improvvisamente, durante una passeggiata, ho sentito dentro di me la gioia incredibile, immensa, di diventare prete. E mi è sembrato qualcosa di assolutamente assurdo, non ci pensavo proprio. E, però in quel momento la gioia è stata così grande che non ho potuto fare a meno di confrontarmi con questo desiderio. Nonostante tu avessi una carriera avviata. Sì, sì, anche perché io mi preparavo ad una selezione giornalistica in RAI, era quello il mio obiettivo. Una selezione giornalistica che non veniva bandita da tantissimi anni, dai tempi dell'ingresso in RAI di Bruno Vespa, giusto per intenderci. E quindi per me era un momento importante quello. E sinceramente questo momento bello, tanto desiderato, così sognato, almeno poter concorrere, almeno poter partecipare, è stato superato alla grandissima dalla chiamata del Signore. Io veramente in un attimo ho sperimentato una gioia infinita e lì ho capito non che... Non hai avuto dubbi? No, i dubbi ci sono stati. Sono stati anche tanti, perché sai, quando tu hai un progetto di vita, una strada già tracciata... Quanti anni avevi? 28 anni. Però, quindi un'età anche molto particolare. Sì, però a differenza di molti miei coetanei del tempo, avevo già un percorso di vita tracciato, quindi tutto era già pronto per un percorso di vita. Fra l'altro avevo la mia indipendenza economica, avevo completato almeno gli studi universitari, quindi era già tutto tracciato il percorso. E poi in quel giorno mi è arrivata questa chiamata e lì in un primo momento ho cercato di non pensarci. Poi ho detto, ma guarda Vito, forse tu stai fantasticando, sei fuori di testa un attimo, vedi di rientrare in te stesso, però poi sperimentavo una gioia pazzesca dentro di me e non ero io a procurarmela. Questa chiamata non è venuta da me. Ho dovuto fare un cammino di discernimento serio, impegnativo e molto impegnato per capire se effettivamente questo fosse un mio desiderio oppure fosse una chiamata del Signore. Ripeto, è stata una chiamata del Signore. Ho dovuto lottare anche con Lui perché poi a un certo punto io ho detto chiaramente al Signore, ma guarda, tu mi stai chiamando, adesso sono fatti tuoi. Cioè, guarda che io sono fragile, io sono un fascio di contraddizioni, io sono pieno di peccato, che cosa stai a chiamare me? Cerca altrove. E però questa voce, quando dico voce non mi riferisco a un fatto acustico, proprio ad una sensazione fortissima, che sai benissimo che non viene da te. È difficile rendere l'idea, soltanto chi è passato attraverso questo tipo di percorso sa di che cosa sto parlando. Immagino, posso immaginare, perché mentre lo racconti Don Vito con così tanta intensità, quasi come fosse successo ieri, sì, invece qualche anno è passato, però è come se tu provassi sempre le stesse emozioni, sì, immagino sì. Che sia così. Sì, sì, una gioia immensa, io sono felicissimo di essere prete, non sono sicuramente il prete più santo di questo mondo, non sono sicuramente il prete migliore della Chiesa Cattolica, anzi mi sento veramente indegno, assolutamente fragile, però sono felicissimo di questa chiamata che il Signore mi ha rivolto ed è stato Lui a chiamarmi. Hai continuato anche a studiare, specializzandoti anche in degli argomenti molto caratterizzanti, esperto di benedettismo e di studi frommiani, ha una conoscenza sistemica, mi scrivono, dell'opera letteraria di Ratzinger, e quindi è un amore per lo studio, non hai mai abbandonato anche poi quando hai intrapreso questo percorso.
No, infatti non ho mai abbandonato. Io poi sono molto passionale e quindi sono un tipo dalle grandi passioni. Ciò che mi appassiona, mi travolge, mi sconvolge, mi fa fare cose pazzesche. Ciò che invece non mi appassiona e non mi interessa lo lascio volentieri agli altri. Questa tua passione, di questo tuo modo di vivere saranno anche sicuramente gioveranno, ecco, i tuoi allievi, i tuoi alunni, perché tu sei docente di storia della filosofia moderna e contemporanea, di filosofia sistematica e di antropologia culturale presso l'Istituto Superiore Metropolitano di Scienze Religiose San Sabino di Bari e docente di religione cattolica presso il Liceo Classico Oriani di Corato. Nonché, voglio dire, i tuoi parrocchiani sono molto fortunati perché appunto sei parroco del Sacro Cuore di Gesù di Corato. Se siano fortunati loro non lo so, io sono fortunato perché la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù è una comunità che io amo tantissimo. Lo diciamo per coloro che non sono di queste parti, è una parrocchia di periferia la cui gente mi sta a cuore. Io amo tantissimo questa comunità parrocchiale e sono solito dire, lo dico alla gente, sono innamorato di voi e questa comunità mi piace così com'è. Non perché questa comunità non debba fare dei progressi, ma non sogno una comunità ideale. Sono felice di lavorare in questa comunità, di stare con questi fratelli, con queste sorelle. Non è la comunità ideale, è una comunità reale, ma io sono una persona molto razionale, con i piedi per terra, sogno tanto, ma con i piedi per terra e quindi non posso che essere del tutto felice di questa comunità, che come tutte le comunità ha le sue contraddizioni, i suoi punti di forza, però è bella questa comunità e sono più fortunato io di loro sicuramente. Continueremo a parlare dei punti di forza della vita, di quelli che fanno la differenza, subito dopo la pubblicità. Donna di Fiori è il nuovo web magazine pensato per un target prettamente femminile. Donna di Fiori mette al centro la donna a partire dalle sue passioni: letteratura, musica, benessere, salute, bellezza, ambiente, moda, ecoturismo. www.donnadifiori.info. Mettersi a nudo, un libro sincero in cui Eleonora Giovannini narra gli anni trascorsi insieme ad Alda Merini, svelando verità curiose e sconosciute. Dialoghi, incontri, momenti, insieme alla grande scrittrice, dove emergono esperienze e relazioni sentimentali. Un intreccio di storie inedite in cui due donne affrontano quei demoni della vita comuni a tante donne. Il Regina Isabella è al centro di una tranquilla baia tra scogli, spiaggette private e verde della pineta mediterranea. Si respira la cultura di un savoir vivre italiano votato all'eleganza e al bello. Servizi curati e personalizzati offrono piacevoli momenti tra i colori e il calore partenopeo. Una vita vissuta bene all'insegna del gusto, benessere e vitalità. www.reginesabella.it. Piazza Santa Restituta 1, Lacco Ameno Ischia. Eccoci di nuovo in studio. Don Vito, io di proposito ho fatto solo un piccolissimo accenno a quella che è stata la tua infanzia di inizio puntata, perché non volevo che insomma poi l'emozione tanta facesse un po' da padrone. Però adesso voglio ricordare insieme a te, diciamo, io voglio conoscere come il pubblico a casa, però mi hanno scritto delle cose molto belle che riguardano te e la tua famiglia, i tuoi genitori Alberto e Nicoletta, che poi a soli 2 anni dalla tua nascita ti hanno fatto uno dei regali più grandi della tua vita. Beh, forse è arrivata... più grande, perché è arrivata mia sorella. La sorella Rosaria. Che io amo tantissimo. Che, a cui ti lega, appunto, vi lega un rapporto speciale. E sì, poi di grande complicità, di grande tenerezza. Quindi di grande protezione reciproca, perché uno tende a proteggere l'altro. E, a creare complicità. Sì, anche. Siamo anche molto complici. Siamo caratterialmente diversi,
proprio due personalità completamente diverse, io estroverso, tendente al contatto, alla comunicazione, lei molto più introversa, molto più schiva, io sono un po' faccia tosta, anche se ho dei tratti di timidezza pazzeschi che riesco a controllare e a gestire come in questo momento, perché mi sento in questo momento intimidito. Sì. E come dicevamo, però lei c'era ovviamente quando avevi 28 anni e ti è arrivata quella chiamata. Sì, anche se evidentemente per i primi tempi ho ottenuto per me questa gioia, questa ispirazione che mi è giunta, questa vocazione. E poi si è trattato di dover fare i conti con le persone importanti della propria vita e sicuramente con mia sorella, che inizialmente non accettava. Non perché si sia opposta, ma non condivideva. Però ovviamente lei ha detto: se questa è la tua strada, percorrila. Ma non c'era entusiasmo da parte sua. Però adesso nella è una fase, delle persone che condividono ma ora, maggiormente sicuramente, il tuo cammino. Anche lei ha ripreso il proprio cammino di fede in mano, ha rivisto molte cose, ha fatto un cammino di crescita grazie alla mia vocazione e con la mia vocazione, questo sicuramente. Ti faccio una domanda scomoda, vediamo quanto è scomoda. Vediamo. Però c'è una donna nella tua vita? Tante, cioè nel senso che io sono una persona eternamente, l'avevo anche ascoltata. Eternamente innamorata, per cui sì, ci sono stati legami affettivi importanti, molto forti. Ma io mi riferisco a una piccolina. La piccolina non può che essere mia nipote. L'abbiamo anche ascoltata sì, prima. Sì, beh, lei è tutta la mia vita, cioè è la gioia della mia vita. Certo, la gioia grande e il Signore, sono felice di essere prete, questo. Però nell'ordine dei rapporti umani, mia sorella, mia nipote, cioè proprio... se pensi che ero in sala parto con mia sorella e mio cognato quando mia nipote veniva alla luce, quindi ti lascio immaginare che tipo di rapporto con lei, anche perché rivedo in lei molti tratti della mia infanzia, molte delle passioni che caratterizzavano la mia infanzia caratterizzano anche lei. Lei è attratta da telecamere, microfoni, luci, tutto ciò che riguarda la comunicazione. Quindi... E tu sei prezioso per lei quanto lei è preziosa per te? Per me sì, per me tantissimo. Non vorrò mai essere lo zio invadente, lo zio che sta lì a fare il supervisore, anche se vedendola crescere un po' di preoccupazioni si affacciano, per cui preparo il terreno in questa maniera dicendo: è vero che dirai tutto a zio, anche ciò che non potrai dire a papà e mamma. Tra me e lei c'è un ottimo rapporto, c'è proprio un rapporto di complicità. È una bambina che non fa tante marachelle, ma quando le fa preferisce dirmele personalmente, quindi è molto responsabile da questo punto di vista. C'è un regalo per te, Don Vito, lo guardiamo insieme? Sì, molto volentieri. Vito, sei il nostro orgoglio. Continua sempre così, Vito, un non abbraccio. Non mollare mai, ti vogliamo bene. Zia, ti amo! Ti amiamo! Grazie. Siete riusciti a fare tutto questo di nascosto. E di farlo alla fine non è stato un caso, voluto in qualche modo. Ci ho pensato pochi minuti prima che iniziasse questa puntata, però ho preferito così proprio per non farti creare troppa emozione. So che cosa significano per te, che cosa significa per te la tua famiglia. Sì, sì, mia sorella, mio cognato, la mia nipotina, attraverso cui poi vive il ricordo dei miei genitori, papà e mamma, che sono state due persone semplici, molto intelligenti, genitori assolutamente non invadenti, rispettosi delle scelte che io e mia sorella abbiamo fatto lungo il corso della vita.
E siamo felici del fatto che i nostri genitori siano partiti per il cielo vedendo questi due figli che si amavano. E quindi davvero questo ci riempie di tanta gioia, di tanta felicità. Io e mia sorella non siamo stati mai motivo di tristezza per i nostri genitori. Che si sono preoccupati, come tutti i genitori si preoccupano per i propri figli, ma mai che abbiano avuto il timore che questi figli potessero prendere strade sbagliate, frequentare amicizie pericolose. E, sono stati dei genitori molto attenti, molto presenti, molto severi nell'educazione, ma mai, mai invadenti. E io e mia sorella siamo felici di non essere mai stati motivo di preoccupazione o di dolore per loro. Anzi, ti dirò, tante volte quando mi è capitato di trovarmi in alcune situazioni che tu non hai previsto e che potevano essere pericolose, puntualmente dicevo, ma se mi addentrassi in questo tipo di percorso darei al mio papà e alla mia mamma un dolore grandissimo. E quindi questo ha rappresentato una sorta di barriera, di protezione. E, ecco, questo siamo felici, io e mia sorella, di aver consegnato al cielo i nostri genitori, ma così in assoluta serenità. Serenità. Sì. Assolutamente. Don Mito, noi siamo arrivati addirittura d'arrivo praticamente. Visto che si tratta dell'ultima puntata, mi piacerebbe chiederti in conclusione che cosa resta a te di questo bellissimo progetto editoriale che insieme alla redazione, grazie anche agli editori appunto della trasmissione di tutto il canale televisivo, avete ideato e condotto in maniera magistrale fino alla fine. Intanto colgo l'occasione per ringraziare la redazione che ha lavorato in maniera stupenda, a prezzo di grandi sacrifici, in modo particolare il caporedattore Adriana Ferrara, che ha coordinato la redazione in maniera magistrale. E poi ringrazio la regia, il cameraman, ringrazio truccatrice, parrucchiere, quindi ringrazio davvero tutta la squadra che si è impegnata. Che cosa mi lascia questa prima edizione di Gloria in Rete? Tantissima umanità unita a tantissime esperienze di fede. Ho incontrato attraverso questa trasmissione degli uomini e delle donne capaci di lasciarsi accompagnare e di illuminare dalla luce della fede. Uomini e donne straordinari. Mi vengono in mente adesso delle storie che non sto qui a citare, ma storie davvero una più bella dell'altra. Diventa difficile dire quale sia stata la più toccante, la più emozionante. Storie straordinarie. Molto bene. Io vi auguro di riprendere il cammino. Certo, poi riprenderemo a settembre. Intanto, la redazione sta già lavorando, ecco. Non ho dubbi. Se volete segnalarci le vostre storie potete farlo contattandoci sul sito touchplay.it. Intanto, per tutti coloro i quali vorranno insomma seguirti, e sono tantissimi, durante il periodo estivo e non solo, diamo degli indirizzi social che sono, per quanto riguarda Instagram, Don Mito Martinelli tutto attaccato, e poi per Facebook invece Mito Martinelli. Ok, grazie Michela. Io grazie ringrazio te per questa sorpresa, grazie a coloro che ci hanno seguito. E allora ci rivedremo molto presto con Gloria in Rete per sfogliare insieme l'album dei ricordi. Grazie. Buon proseguimento a tutti.